Una control room per monitorare la salute dei treni attraverso sensori montati sulle locomotive o la situazione delle linee dei pendolari, così da dare notifiche in tempo reale ai passeggeri attraverso l'app di Trenitalia disponibile in 4 regioni e le notifiche info push. E il nuovo servizio offerto dalle ferrovie per i treni regionali e anche quelli tipper, che dovrebbe rendere più semplice ed efficace la pianificazione degli spostamenti. Con l'app si possono comprare biglietti, quelli per viaggiare un giorno, quindi corsa semplice. Si possono adesso, da pochi giorni, si possono comprare tutti gli abbonamenti regionali, questa è una grande novità che abbiamo introdotto lo scorso mese di aprile, e poi poter ricevere informazioni personalizzate dopo essersi registrato su quel percorso che abitualmente tu fai per andare a lavorare o per andare a studiare. Avere un'ora prima del treno che prenderanno le informazioni relative a quel treno, quindi se e quanto è in ritardo, se appunto vi siano delle soppressioni, in modo che si possa dare anche informazioni per organizzarsi meglio, diciamo così, l'alternativa. Quindi un investimento importante in tecnologia, in organizzazione, che fa il paglio con gli investimenti che stiamo facendo anche noi come regione. L'app, scaricata da 25.000 utenti, in Emilia-Romagna va a inserirsi in una situazione già virtuosa, con la soddisfazione dei clienti in crescita secondo i numeri forniti da Trenitalia. In Emilia-Romagna addirittura ha percentuali di puntualità che sono superiori alla media nazionale. La puntualità reale, cioè quella che vede il cliente, supera il 92% e siamo invece come puntualità Trenitalia oltre il 97%, quasi vicino al 98%. Con soppressioni che non dico che sono a zero, ma sono allo 0,4. Quindi veramente dei risultati eccezionali, impensabili 2 anni fa.